bambole di pezza come oggetti di design. Un'esposizione originale che utilizza pupazzi vintage e che ben si coniuga con gli oggetti retro ospitati nella cornice del barcode di San Benedetto. Si chiama Machi, che è la mostra di Fabio Picchini, allestita da artevizi.net presso il locale di Via Mentana. Allegria, ottimismo, retro, ma anche sensualità ed erotismo che emergono da 3 foto presenti nella mostra. I pupazzi poi, appesi in aria, costituiscono una vera e propria installazione ed ognuno di loro si caratterizza per un'anima forte, sarcastica e sfrontata. Grafico e designer, Picchini viene da Giulianova e dopo tanto lavoro nell'art design ha preso ago, filo, forbici, stoffe e accessori vintage per dar forma al suo sfogo creativo, dando così vita ai Machiche. Solidea Ruggero e Luca Traini di Artevizi ci presentano questi personaggi. La nuova esposizione al barcode in collaborazione sempre con artevizi.net. Questa volta abbiamo scelto un grafico designer che ha un sapore artistico molto particolare e che realizza questi Machiche, che sono dei pupazzi vintage. Lui è reduce proprio da pochi mesi dalla 5ª edizione del Popcorn a Roma, una grandissima manifestazione di expo e di arte abbastanza particolare, Sapporno. Fabio Picchini è un artista, dicevo appunto, grafico e designer che ha un gusto e un divertimento molto, molto particolare. E in questa installazione, in cui abbiamo fatto partecipe tutto il barcode, abbiamo trovato immediatamente la sintonia innanzitutto con un'esposizione che c'è qui permanente grazie al titolare, che è Giuseppe Bisacchi, che ha all'interno un'esposizione di oggetti, gioielli, scarpe, borse, tutte vintage, per cui c'è stata questa simbiosi e questo connubio tra questo artista e questa collezione permanente in esposizione. I Machiche saranno ospiti del barcode fino al 5 luglio, continueranno quindi ad ispirare tenerezza, ma solo in apparenza, per poi rivelarsi in tutto il loro sarcasmo e la loro ironia. Tutti personaggi che, ha dichiarato il loro creatore, prendono spunto dalle tante persone che si incontrano e che rappresentano un input affinché, dal nulla, attraverso la fantasia, il pupazzo diventi reale.